Ripeto, è un piacere, è un onore presentare per me il professor Carlo Ventura, professore ordinario di biologia molecolare presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bologna. La sua relazione verterà su biochimica e biofisica, il rovescio della medaglia. Prego, professor Ventura. Grazie mille. Per stare nei 20 minuti andrò abbastanza veloce, giusto per darvi, come si dice, un flavor. Esiste una biofisica, esiste una fisica con la quale possiamo guardare la biologia? Sicuramente sì. Studi pioneristici come quelli di Günther Albrecht Bühler ci dicono che le cellule hanno una vista, hanno una visione, possono percepirsi attraverso l'emissione di fotoni. Per fare breve una storia molto lunga, ecco qui avete un fibroblasto umano, è una sorgente luminosa che flescia luce bianca, quindi emetterà lunghezze d'onda su un ostacolo, la cellula si muove attorno all'ostacolo, seguendo vettori di direzione ben precisi, non collide con l'ostacolo, ma poi la stessa cellula che rivolge la propria attenzione alla sorgente luminosa, vedete che pulsa in fase con la luce, cambia forma sotto i vostri occhi, estrude una parte di sé per andare a toccare quella sorgente luminosa che è fredda, quindi non c'è sostanzialmente calore che guida tutto questo. C'entra il genoma in questo? No, perché questo ricercatore, molto bravo anche dal punto di vista della manualità, toglie il nucleo alle cellule e vedete che questa cellula vibra ancora, ma addirittura prende la sorgente luminosa e se la porta a sé, riuscendo a discriminare tra le altre due spot che vedete, sono specchi di quella sorgente, quindi conosce effettivamente la sorgente di luce. E così viene accelerata di molto la divisione mitotica, questo è un time lapse, quindi non accade così velocemente, ma proprio in presenza di luce è possibile velocizzare questo fenomeno, queste sono molte ore. Un'altra cosa molto importante, mio amico Emilio Del Giudice qui sarebbe stato molto contento di vedere questa slide, il minimo stimolo, sorgenti che hanno la stessa frequenza ma una intensità diversa, la cellula sceglie quella con lo stimolo più basso sempre perché può elaborare ulteriormente e c'è una competizione addirittura per la sorgente luminosa, chi è più vicino non necessariamente arriva prima alla fonte di luce e questo succede, l'abbiamo visto con le telecamere iperspettrali, possiamo adesso seguire la comunicazione e l'emissione di fotoni anche tra persone, quella più vicino a noi, quella seduta più vicina a noi non è necessariamente quella più vicina nel senso di una comunicazione. In questa stanza, una stanza così grande, non abbiamo fatto molti di questi esperimenti, si vede una bella comunicazione tra persone che sono anche distanti come sono sedute, ma sono vicine in un altro senso. Nulla viene buttato, questo è ciò che resta di una cellula, frammenti di una cellula morta, pulsa anche lei con la luce, ma viene a essere guidata verso la cellula più grande, ancora viva, emettono dei prolungamenti, si saldano e nulla viene perso. Come anche è possibile definire quelli che sono i boundaries, i confini di una cellula, non solo in base alla sua istologia, ma in base a una sorta di alone luminoso, che è lo scattering di luce che queste cellule producono, e le cellule vicine sono in grado di sentire non solo l'intensità, la frequenza, ma la frequenza di emissione fotonica, che è un altro concetto, e in questo caso Günther ha messo delle particelle di diamante all'interno di queste cellule, rendendole più abili a scatterare la luce. Si percepiscono molto più rapidamente, formano aggregati più numerosi e più grandi. Quindi migrazione, aggregazione, proliferazione. Sono i momenti, se volete, sociali di una cellula e tutto questo può essere guidato dall'attività biofotonica. I microtubuli cellulari non sono semplicemente un supporto, ma sono delle entità che si muovono, che danzano nelle cellule. Prima avete visto la cellula che cerca la luce e vibra raggiungendo la sorgente luminosa, quella vibrazione è data dal fatto che c'è una continua oscillazione ritmica, non ho tempo di insistere su questo, c'è una continua
estensione dei microtubuli a una estremità plus end, dove i dimeri di tubulina polimerizzano, c'è una depolimerizzazione a un'altra estremità, la minus end. Ma queste plus e minus sono plus e minus anche da un punto di vista elettrico, perché dove il microtubulo si accresce ci sono cluster di lisina e arginina, quindi un gruppo amino terminale carico positivamente, e dove invece il microtubulo viene demolito sono cluster di aspartato e glutammato, quindi con un ossigeno del gruppo carbossilico carico negativamente, un dipolo elettrico oscillante. Ci sono dei nanopori tra un dimero di tubulina e l'altro, e quindi un circuito bioelettronico oggi con microscopia effettiva. Con microscopia a effetto tunnel possiamo di fatto vedere qual è la forma tridimensionale di un campo elettrico, e questo è quello che si vede. Sono microtubuli che rispondono con un cambiamento della loro attività elettrodinamica a frequenze elettromagnetiche ben precise in megahertz che lì vedete. Sotto i vostri occhi vi sembra di vedere una struttura anatomica, in realtà state vedendo la forma tridimensionale nel tempo in 4D della conduttività elettrica di questo sistema. Per ogni frequenza ci sono tre configurazioni possibili. Addirittura esistono dei livelli di memoria quantica nei microtubuli ben dimostrati. Quando il microtubulo viene inserito in un sistema a nanoelettrodi e viene, come dire, probed con una sequenza di impulsi molto semplici, l'uscita in termini di attività bioelettronica è più complessa. La stessa sequenza di input ridata n volte genera un'uscita più complessa, quindi il microtubulo si comporta come una flash memory, e questo è già diciamo molto intrigante. Il problema è l'hysteresis loss, la latenza è quasi zero. A temperatura ambiente questi sistemi non sentono il problema del signal to noise ratio, e quindi sono sistemi molto intriganti anche per chi studia i computer quantistici. Ma queste stesse strutture le troviamo nei protisti, quindi oltre 3 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi una struttura peptidica, un peptide segnale col suo sistema elica ansa elica ripetuta, è in realtà un oscillatore complesso dove l'oscillazione meccanica, nel momento in cui diventa meccanotrasduzione, diventa anche campo elettrico con caratteristiche di irraggiamento, e laddove quelle alfa eliche si piegano c'è un ensemble di elettroni quasi liberi, e questo fa di queste molecole quelle che noi chiamiamo cromofori, cioè la capacità di assorbire luce a una certa lunghezza d'onda ed emettere luce a lunghezza d'onda caratteristica. Per questo che, utilizzando campi radioelettrici opportunamente convogliati, noi e anche altri siamo riusciti non solo a fermare ma a rendere reversibile la senescenza di cellule staminali umane, modulare la polarità elettrica cellulare. Prima abbiamo sentito meravigliosa presentazione quanto importante sia la cell polarity, da un punto di vista che non è più distinguibile tra chimico, elettrico, fisico e biofisico, e possiamo addirittura modulare i destini di cellule staminali tumorali rendendole di nuovo capaci di assumere il fenotipo d'origine, come in questo lavoro che abbiamo sempre pubblicato su Nature Scientific Reports, in cui delle cellule di feocromo blastoma, non di feocromo citoma, di origine dopaminergica, revertono a neuroni dopaminergici in grado di rimodulare, addirittura di essere rescue in un modello murino di morbo di Parkinson. Quindi la meccanobiologia è una terra di confine in cui la meccanotrasduzione, le capacità vibrazionali meccaniche delle molecole portano inevitabilmente alla generazione di campi elettrici e elettromagnetici e a un'attività biofotonica. Non abbiamo tempo per discutere quanto l'energia vibrazionale meccanica complessiva di molte molecole segnali non cambi, ma addirittura è come, si parla di steering directionality, cioè come un timone interno a ogni molecola che reindirizza il vettore medio di vibrazione, e questo genera un'emissione fotonica di un tipo piuttosto che di un altro. Per esempio, noi possiamo cogliere in alto a sinistra con microscopia a forza atomica i primi momenti in cui una cellula pluripotente indotta diventa cardiomiocita, registrare un pattern vibrazionale ben preciso che non è quello che vedete a occhio nudo, l'accorciamento, ma è proprio la vibrazione che la cellula fa,
è un pattern molto complesso, subsonico, non si può dire perché il massimo della vibrazione è a circa 5 Hz. Noi quindi, per farvelo sentire, abbiamo modulato una nota musicale, un La 432 Hz, con questa vibrazione. Quindi è molto complesso come vibrazione, come suono. Quando non questo pattern, ma la banda base che registriamo col microscopio a forza atomica viene trasformata in una differenza di potenziale elettrico e ridata alle cellule come vibrazione meccanica attraverso uno step motor particolare, ecco che cellule staminali umane adulte del grasso, che non diventerebbero mai spontaneamente dei cardiomiociti, in circa 2 settimane, vedete sotto, si trasformano in un microcuore in vitro che batte. Quindi esiste una meccanotrasduzione, ma questa stessa meccanotrasduzione e la stessa immagine che vedete in alto a sinistra, avete visto prima, nel momento in cui non abbiamo più il microscopio a forza atomica, ma lavoriamo con la telecamera iperspettrale collegata alle cellule, è tutto un altro mondo, è un'attività biofotonica complessa. Vedete il triangolino qui, è ancora il triangolino del cantilever del microscopio a forza atomica, ma stiamo seguendo i quanti di luce emessi dalle cellule. I rettangoli sono regioni in cui è possibile clusterizzare, diciamo, aree coerenti, aree sincronizzate come intensità di scattering, frequenza e direzione vettoriale. Questa è un'altra bella immagine in cui abbiamo un neurone cardiaco qui, con una cellula del nodo serratriale di ratto, si parlano attraverso emissioni di luce. Quello che vedete sono pseudocolori, una premessa è che l'occhio è quasi cieco alla totalità dello spettro, l'occhio umano vede meno dell'1% dei cosiddetti colori visibili, rosso, blu e verde, quindi noi nella ricerca lavoriamo sulle frequenze e le ampiezze effettivamente registrate, per l'audience facciamo questo. Quando la stessa coppia di cellule viene stressata con isoproteinoro adrenalina, cambia il pattern. Ma cosa succede quando la telecamera iperspettrale viene puntata dove non ci sono cellule, dove non c'è tra virgolette nulla? No. C'è ancora un percorso di luce che è molto ben caratteristico e che cambia significativamente tra cellule non stressate in alto e cellule stressate. Questo vi dà l'idea della connectedness, o se volete anche della non località. Abbiamo 33 triliardi di cellule nel nostro corpo, è impensabile che comunicano soltanto per diffusione chimica, anche perché l'acqua delle cellule è un'acqua vitrificata, è uno gel altamente disomogeneo, lì dentro le diffusioni ci sono quelle dei gas che abbiamo sentito prima, ma molecole molto grandi farebbero fatica. Nel nostro lavoro ci divertiamo anche a sonificare, cioè rendere sonore le emissioni che avete visto tracciate con la telecamera iperspettrale. Queste per esempio sono i suoni che abbiamo derivato dall'attività biofotonica di staminali mesenchimali umane del grasso, che sono sopravvissute circa il 5% a uno stress ossidativo indotto in vitro con acqua ossigenata. Quindi fanno proprio un concerto. Quando ho questi suoni, oppure il pattern di attività biofotonica, sempre trasformato in una differenza di potenziale elettrico, viene ridato indietro alle cellule, modulando luce nel vicino infrarosso o attività meccanica, nelle stesse condizioni sperimentali non ne sopravvive il 5%, ma il 20-25%. Quindi vuol dire che questo dialogo è altamente informazionale. Non ho tempo per entrare molto nei dettagli, queste sono le slide del mio amico Michael Hamblin, che è uno dei pionieri della fotobiomodulazione e ci fa vedere proprio come il segnale sia molto complesso, parte addirittura attraverso una modulazione dell'attività mitocondriale, l'aumento della produzione di ATP, l'attività di vie AMP ciclo dipendenti, l'attivazione di fattori di trascrizione, ci sia addirittura una modulazione, quindi le specie reattive dell'ossigeno non viste in senso patologico ma come modulatori fondamentali, per esempio nell'embriogenesi, sappiamo nelle cardiogenesi, in questo caso attivano una proteina chinasi D che va a fosforilare l'inibitore
maggiore di NFKB a EK beta, e questo entra nel nucleo come attivatore di altri fattori di trascrizione. E così, sempre sono slide per le quali devo ringraziare Michael Hembling, abbiamo un'attività molto molto complessa che lavora anche, ci rende capaci di utilizzare la fotobiomodulazione per andare a recuperare aree del cervello che possono essere state lese da un trauma. Si può quindi pensare a multipli meccanismi che vedono sia la chimica, la fisica, la bioelettricità, vedono addirittura la formazione di nuove sinapsi, vedono la neurogenesi, vedono l'attivazione della glia, lo spegnimento di processi infiammatori nella glia. E sì, per molti versi si è anche nell'applicazione clinica. Qui vediamo come una moderata riduzione dell'attività cardiaca, quindi della frequenza, non deve essere troppo ridotta, ma non troppo poca ridotta. Quindi c'è un range ben preciso di modulazione metabolica che rende possibile una rigenerazione cardiaca spontanea dopo infarto sperimentale in specie murine. Qui si usa un probe mitocondriale, TMRE, che dà l'idea della depolarizzazione del mitocondrio e della sua attività. Siamo in vitro con shock waves, e quindi queste sono delle cellule endoteliali in vitro, attività mitocondriale prima dell'onda d'urto, un'onda meccanica, meccanotrasduzione, mitocondrio che si attiva. Ma siamo in grado di passare da queste immagini alla clinica. Questo è quello che Wolfgang Schaden e Heinz Rädl hanno fatto al Ludwig Boltzmann Institute a Vienna. Questo è un piede che doveva essere amputato, un piede diabetico, onde d'urto. Vedete cosa succede? E molto probabilmente c'è proprio un'attivazione mitocondriale alla base di tutto questo. Addirittura con onde d'urto applicate a un cuore infartuato noi andiamo a richiamare cellule staminali dal midollo osseo. In questo esperimento Hans and Holfeld, sempre il gruppo del Ludwig Boltzmann Institute a Vienna, ha praticamente sostituito le cellule staminali del midollo ematopoietico con cellule marcate con un reporter, green fluorescence protein, in modo da seguire l'eventuale migrazione di queste cellule, stimolazione del cuore meccanica con onde d'urto dopo legatura di una coronaria, effetto non locale, migrazione delle cellule nel cuore infartuato, restituzione ad interno del cuore. Io spero di essere stato nei 20 minuti. Bravissimo. L'idea è quella di una... Grazie. Grazie.